Siamo in diretta, amici di Dema Channel, buon pomeriggio ancora dal Palatiziano, terzo periodo di gioco fra Eurobasket, Roma Gas & Power e Virtus Cassino, due punti di vantaggio per Roma che è arrivata anche a averne 12 dopo due quarti giocati in equilibrio. Dopo un avvio buono di Cassino, Roma è rientrata, è andata anche a più 12, ha subito nel finale il rientro della squadra cassinate, partita in equilibrio, una partita che Roma vuole portare per avere il primo punto nella serie. Timeoutchannel.it vi offre questa sera la gara 1 della finale playoff, e dunque pronti a ricominciare con Righetti, Tippe, Staffieri, Stanic, Petrucci e Tippe, Berti, Dri, Castelluccia, Grilli e Giannis per Cassino. Valerio Staffieri per Stanic, è stato molto in panchina Valerio, vediamo se è tornato, abbiamo visto bene quasi tutto al secondo quarto seduto. Si parte da Petrucci, si ribalta per Stanic, vuole gioco pugno Roma, si muove Righetti, blocco di Tippe centrale, ancora Nico a sfruttare le penetrazioni, vuole linea di passaggio per Petrucci, 6 secondi, 5 secondi, cadendo all'indietro, Giannis prende rimbalzo, l'errore, attenzione alla transizione con Grilli contro Righetti, ora Grilli va contro Petrucci che chiude bene la strada, la prende Staffieri per Stanic, prova a correre Roma centrale, Nicolas attende i rimorchi, vuole il gioco in transizione sotto per Tippe contro Giannis, va col mancino, l'errore, Giannis lo mura, magari un passo d'incrocio Marcello sarebbe stato meglio, 9-10 al termine del terzo periodo di gioco, attacca Drill Pitturato, fuori ancora per Grilli, sotto per Giannis, fallo di Tippe, suo terzo fallo. Buono il movimento di Giannis ad accusare il contatto di Tippe, pronto lo scatto in avanti, terzo fallo di Marcello, non ci sono provvedimenti dalla panchina. Grilli esce dai blocchi, alzata 3, palla sul ferro, va su Valerio Staffieri, l'appoggio per Nicola Stanic, 8:57 da giocare, esce Petrucci sul ricciolo dai blocchi, alza la parabola, ferro ferro fuori, tutto giusto il movimento in uscita dai blocchi, 8:45, si rimane 3-7, 3-5, fallo in attacco ancora in uscita dai blocchi di Castelluccia che muove il ginocchio destro impedendo al difensore di passare, terzo fallo anche per Castelluccia. Petrucci fuori per Staffieri, ancora per Stanic a sinistra, si muove Righetti, tenuto ancora per un braccio, sotto per Tippe contro Stanic, tocca la Pedro, la recupera Marcello, va nel pitturato Nicolas, uno contro uno, stoppato da Berti, ma Stanic la recupera, 5 secondi, 4 secondi, va dentro, penetrazione, peccato, gira sul ferro, chiama il fallo Stanic, probabile che c'era in transizione Berti per Castelluccia, per Dri, va da 3, va da 2, che ha chiamato un'infrazione di passi, attacca contro Righetti, palla ancora di Cassino, buono il muro di Petrucci dal lato debole in aiuto, rimessa in attacco, 8:06 al termine del terzo periodo di gioco, movimento in uscita di Grilli sotto canestro, si cerca Giannis, la tocca ancora Giannis, la palla va fuori, la tocca Petrucci, 10 secondi ancora, 8:03 questa volta al termine del terzo periodo di gioco, si muove, si muovono i blocchi, eccolo Grilli in uscita, va, si va da Berti, lunghissimo da Castelluccia, attacca Righetti con lo step back, la palla sul ferro, Staffieri, fallo nettissimo a rimbalzo, non vedo dove c'è da protestare, tieni per un braccio il giocatore che salta e hai pure il coraggio di protestare, io sono senza parole, falli non evidenti, di più di evidenti, 7:59, Nicola Petrucci pronto alla rimessa per Nico Stanic, due di vantaggio ancora Stanic, Petrucci, Stanic esce dai blocchi Staffieri che attacca al pitturato e va dentro, cade per terra, non c'è niente, corre in transizione Dri contro Stanic che va per terra, non cade, Dri va a segnare il 3-7, 3-7,
pronto Rizzitiello sul cubo dei cambi. Stanic quasi perde la palla, gliela ruba Grilli, purtroppo di la palla è di Roma. Questo protesta ancora, questo chiacchiera sempre, e la palla ce la devi dare, e la palla ce la devi dare per terra Grilli. Fa fuori Petrucci, va dentro Rizzitiello. Rimessa di Staffieri per Stanic, nettissimo fuori, l'anticipo, il palleggio, l'ha toccata col ginocchio, è andata fuori. Palleggio di Stanic, uno contro uno, contro Grilli, attacca al ferro, pitturato, perde la palla, la recupera, va su, gol Mancino! 14 per Nicolas, 2 Roma, 7-0-8, attenzione alla transizione, Giannis per Grilli, arriva Berti, passa dietro Rizzitiello sul blocco, rimane ancora, recupera la posizione. Berti usa molto bene il corpo, va al pareggio, 3-9. Nicola Stanic, si muove Rizzitiello sui blocchi contro Giannis, si muove Staffieri dal lato opposto a cambiare lato, alza la tripla sul ferro, va su Dip, la prende invece Berti che va in aiuto di Giannis. Attacca Berti il pitturato, lo tiene bene Rizzitiello, va su Rizzitiello, trapina, la prende Dip. Buono l'aiuto questa volta della difesa di Roma, corre Nicolas, 6-25, va in virata, fallo di Grilli, nettissimo sulla virata di Nicola Stanic, va dentro Carrizzo per Cassino, va fuori Berti, gravato di due penalità, la rimessa di Staffieri in attacco, parità 3-9-3-9. Rizzitiello, arriva Stanic sotto Perighetti, vuole uno contro uno contro Castelluccia, palleggia, arresta e tiro! Col palleggio Berti, attenzione Grilli che attacca Valerio Staffieri, lo tiene molto bene Valerio questa volta, 6 minuti adesso, Carrizzo col palleggio, arriva blocco Giannis, lo vuole dall'altro lato, io lo chiamo a destra, va a cambiare Marcelo Dip. Fallo di Rizzitiello che dice De Giannis mi sposta via, che devo fare? Questa è la dinamica del fallo dove Giannis sposta via Rizzitiello. Rimessa di Carrizzo da sotto, 41-39 Roma. Doppio blocco a far uscire Dri, attenzione ha gridato opposto, Stanic quasi a pizzicare la palla di Dri. Va col palleggio, quasi palla accompagnata, centrale Giannis, l'errore, va su Nelson Rizzitiello, l'appoggia per Nicola Stanic, magari il tiro c'è frontale di Giannis, meglio di una penetrazione, va Stanic nel pitturato, vuole creare, arretra, vogliono Rizzitiello, bito basso contro Carrizzo, va su di forza, tiro sbagliato leggermente, non gira il corpo totalmente, stampa la palla sul primo ferro, 5-23. Dri fuori per Carrizzo, ancora uno contro uno, quello è blocco in movimento, il canestro di Carrizzo col ginocchio alto, quello è blocco in movimento, a 3 addirittura, meno 1, 5-0-6, sotto per Dip contro Giannis, deve andare di forza Marcelo, l'errore ancora, forse claudicante, torna in difesa, giusto mettere Benitello, Carrizzo alza un'altra tripla, va sul ferro, la prende Dip per Nicola Stanic, lo insegue Grilli, attacca ferro contro ferro, errore purtroppo da sotto, si era aperto bene il campo, driva in transizione, fallo di Righetti, pronto Liburdi per Cassino, pronto Birindelli per Davide Bonora, più uno Cassino a 4-39 dalla fine del terzo quarto, Marcelo claudicante va in panchina, si vede che soffre, vediamo se ci sono le cure del caso, vediamo se Davide Pagor, no, non c'è, è già stato fatto tutto quando il giocatore argentino ha lasciato il campo nel primo quarto, l'uscita di Dri dai blocchi, ancora per Grilli,
ancora Garrizzo in uscita, si attacca a lui Rizzitiello sotto per Giannis contro Duilio Birindelli, va col fisico Duilio, lo tiene lì, movimento a scendere, l'errore, bravo Duilio a tenerlo per Niko Stanic, uno da recuperare per noi, 4-19 fuori per Alex, si ribalta per Staffieri, arriva l'angolo di Duilio Birindelli contro Giannis, palleggia il resto del tiro di Duilio, palla sul ferro purtroppo. Riparte Cassino Condri, Roma un po' imballata in attacco. Si riparte con Carriso, c'è Birindelli con lui. Cinque persone molto larghe per Cassino. Cinque giocatori stanno a palleggiare. Giannis sotto, lo tiene Rizzitiello col fisico. Fallo di Nelso Rizzitiello. Ma spingono e spingono, vorrei sapere cosa fischi. Cosa stai fischiando? Spinta contro spinta. Vorrei sapere cosa stai fischiando. Time out Roma, Davide Bonora. Tutto in piedi il pubblico di Roma a sostenere l'Aerobasket. Uno da recuperare, 3.50, partita lunghissima ancora. Lo sapevamo all'inizio, non era una cosa molto facile, lo sappiamo molto bene. Solo 4 punti da una parte, 7 dall'altra, 7-4 in 7 minuti, diciamo tanto, insomma, equilibrio totale, 41-42, 3-50, la rimessa in zona di attacco di Carriso per Cassino, lancio lungo per Dri, fuori dai tre con Stanic, passa bene nel blocco Nicolas, fallo ancora di Nicolas Stanic, dicono gli arbitri, fallo di alito io direi, vai lunetta Dri. Pallonetta 3. Segno il primo. 4-3-4-1. Tre di vantaggio. Anche 5 ne ha avuti Cassino, massimo vantaggio. Dentro per Righetti, va dentro, fallo di Liburdi che cala la mannaia. Terzo fallo del giocatore di Cassino. Andrà lunetta Alex Righetti, palla a lui, si attacca al ferro da Pio Basso. Alex Righetti, due personali, forza Rigo. Forza Rigo. Segno il primo, 4-2, 4-4, torna a 2 i punti da recuperare, ancora Righetti dalla lunetta. Alza la parabola, 4-3, 4-4. 3-32, uno da recuperare, Roma ritorna dentro. Immediatamente è entrato tanto Casale per Rizzitiello, scusate, fallo in attacco di Liburdi e sono 4 per lui, rientra Castelluccia, 3-20, blocco in movimento dicono gli arbitri. C'è Liburdi, rientra Castelluccia per Cassino, la rimessa di Casale per Niko Stanic, ancora Giulio, lui a giocare da playmaker in questa situazione, lo attacca Grilli,
arriva Staffieri, opzione centrale, si ribalta a destra per Stanic, arriva Righetti che palleggia resta il tiro dall'angolo, va su Staffieri, la prende Garrizzo, si era liberato in maniera così violenta da una trattenuta su un blocco. Ancora Garrizzo in attacco per Cassino, fuori ancora per Grilli, cercato Yanes, fallo di Casale, dicono gli arbitri, terzo per lui. Da spiegare sempre questo fallo. Righetti a parlare con Bonara, va a chiamare probabilmente delle situazioni di cambio che non ci devono essere. Yanes è cascato, chiaramente bloccato, cambiato con Casale, va Yanes il primo libero, assegno il primo, 4-5, 4-3. Alza il secondo tiro dentro, 4-6, 4-3, 3 di vantaggio, Giulio Casale col palleggio di Rindelli, arriva Stanic col palleggio, palleggio arresto e tiro di Stanic, palla sul ferro, la riprende Birindelli contro Yanes che lo va a colpire, tutto normale, vediamo un po' i contatti dentro come sono, Birindelli col mancino, sbaglia da sotto, un rigore, Carrizo per Dri, 2-26, l'uscita di Carrizo, si attacca a lui Stanic, ancora per Dri, gioca lui da playmaker, fuori per Grilli, c'è Righetti con lui, attacca al pitturato, alza la parabola, palla fuori, la prende Birindelli, fallo di Birindelli dicono questi, secondo per lui, sempre a parlare, sempre a chiacchierare questi. Sempre a parlare, sempre a chiacchierare e non succede mai niente. Yanes dalla lunetta. 4-7, 4-3. L'errore sul secondo tiro, rimane 4-7, 4-3 punteggio, 2-11. Forza ragazzi, le mani di Grilli addosso a... c'è il fallo di Castelluccia, dovrebbe essere il suo quarto fallo. Quarto fallo per lui. Fa il suo... ingresso a Ausiello per Cassino, fuori Castelluccia. Lunetta Alex Righetti, 4 da recuperare, 2-0-4. Signorigo, 4-4-4-7. Secondo personale. Alza la parabola Righetti, a segno 4-5, 4-7, 2 da recuperare per la Roma Gas and Power. Ripartito con Grilli, in angolo per Berti, si cerca il lob per Yanes, arrivano gli aiuti dal lato debole, quasi la perde, la palla è di Cassino, dicono gli arbitri. Pazzesca questa cosa. Messa era nostra, l'avevamo visto tutti. Laterale, dicono gli arbitri, 7 sui 24, 1,46. Attenzione ai tiri da 3, 6 secondi, 5 secondi, 24, 4, 3. Bertine pitturato, la prende Duilio Birindelli, la spinge lui, ma la consegna immediatamente a Valerio Staffieri. Ottimo lavoro di Duilio in difesa. Valerio Staffieri per Alex Righetti. Ancora per Giulio Casale, va nel pitturato Giulio, attacca la transizione, Birindelli dall'angolo, purtroppo va sul ferro, tiro preso aperto, tiro sbagliato ancora, peccato. Tutte idee giuste, col palleggio Carrizo contro Staffieri che appoggia la mano sul giocatore di Cassino.
di là, però niente da fare. Secondo di Valerio, 2 di vantaggio ancora per Cassino, 1-19. Lunetta il giocatore di Cassino, maglia numero 19. L'errore sul primo tiro, rimane 4-7, 4-5 il punteggio. Segno il secondo, 4-8, 4-5. Il palleggio di Stanic per Casale, fuori per Righetti, si ribalta da Staffieri. Ancora Righetti, angolo raddoppiato, fuori per Valerio, ancora per Igo. Attenzione agli aiuti, lo scarico per Valerio, si ribalta per Stanic, alza la tripla sul ferro, palla lunga purtroppo, Casale gli passa sopra la testa la palla. 56 secondi, 32 centesimi. Grilli per Berti, gioco testa per loro. Col palleggio l'uscita di Carriso. Arriva Staffieri, non riesce a passare nel blocco, attacca al pitturato, perde la maniglia ed è doppio palleggio quello. Come fa? Come fa? È un tentativo di tiro quello, come fa? Recupera palla Roma, 3 di svantaggio, 35 secondi al termine del quarto. Si ribarta da Staffo, il blocco Ucla di Casale per Righetti che va per terra, succede di tutto. Casale fuori per Stanic, dentro per Rigo, 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, va su Righetti, a segno, a segno, a segno, a segno, a segno! Un'azione da rugby! Terzo di Giannis, azione da rugbistica questa, azione di sfondamento rugbistica di Alessio Righetti che dalla mischia attacca la meta e deposita la palla nel canestro. Uno da recuperare, un tiro libero per noi. Libero per Righetti, 13 personali per lui e qui continua la chiacchiera di questi, continua la chiacchierata. A segno Rigo, 14 per lui, 17 secondi, ultima azione Berti, c'è Fanti con lui, 12 secondi, 10 secondi. Fuori per Carriso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, da 8 metri, sbaglia, la prende Fanti, finisce il terzo periodo, 48-48, provocatori assoluti, non cadiamo nelle provocazioni, non ci cadiamo nelle provocazioni, a presto.